Una nota in salotto, un salotto particolare, un salotto pieno di musica, di Paolo Tomasi. E allora, abbiamo salutato la band di prima, i Totem, e adesso ripartiamo di nuovo a sprombattuto con un bravissimo cantante, un bravissimo artista. Vi voglio ricordare che potete sempre interagire con noi, con la nostra... con i nostri artisti sul sito della radio www.radioruoweb.it. lì troverete sicuramente nella pagina della chat, potete rivolgerci qualsiasi domanda che noi assolutamente gireremo ai nostri artisti. E allora a questo punto salutiamo Mauro Cesaretti. Buonasera Mauro e benvenuto a Radio Ruo Web. Ciao a tutti gli ascoltatori di Ruo Web e ovviamente grande saluto anche a te, Paolone. Grazie caro, e assolutamente. Io ti devo fare ti devo notare una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Sono rimasto incantato dalla copertina del brano che questa sera anche presenteremo. Veramente una cosa stupenda, bellissima, mi è piaciuto tantissimo, veramente. Sono contento, guarda, se vuoi ti racconto un po' un aneddoto. Assolutamente, per questo ti ho spinto su questa strada. Allora, ti dico che la mia idea originale nasce un po' dal concetto che c'è dietro la canzone. Se mi permetti questo breve scurso, non so se volevi farmi una domanda. Non ti preoccupare, a ruota libera, vai, non ti preoccupare. Esatto, a ruota libera. Diciamo che la canzone parla appunto, per chi l'ascolterà, appunto di questa persona che si innamora o si infatua, diciamo così, di una ragazza, nel mio caso essendo genere maschile, e quindi perde la testa per questa ragazza. Questa immagine, in verità, per me voleva essere anche un po' un oggetto di critica, perché la storia praticamente nasce da una mia persona molto vicina che fondamentalmente si è infatuata perdendo la testa di una persona, finendo per tradire sostanzialmente quest'altra persona. Quindi per me l'infatuazione, cioè ho voluto imprimere l'infatuazione come qualcosa non di così positivo, cioè la perdita della testa non è una cosa così positiva sostanzialmente, e quindi ho riflettuto anche un po' su questo personaggio, né? Cioè ho messo in mostra un personaggio che in qualche modo oggettivizza questa donna e la rende appunto un po' una sagoma. E questa cosa mi ha ricordato un po' il concetto della bambola gonfiabile, no? Cioè, che è un tema secondo me molto, molto contemporaneo, e però riflettevo anche su una cosa che avevo visto in passato essendo un grande cinefilo, ovvero il Casanova di Fellini. Cioè Fellini riflette attraverso la storia del Casanova, e si chiama il Casanova di Fellini proprio perché lui dà la sua interpretazione e in qualche modo fa vedere un Casanova vecchio, un Casanova appunto che si innamora alla fine di una bambola gonfiabile, cioè una bambola meccanica dell'epoca. E questa cosa mi aveva affascinato molto, ho detto voglio riproporre questa cosa qua, e allora ho preso un gonfiabile, ho preso questa cosa qua e ho creato una scenetta come se fosse appunto una cena con questa bambola gonfiabile, anche nelle foto dello shooting che possono vedere su Instagram gli ascoltatori. Insomma, c'è proprio questa cosa qua che fa molto ridere, secondo me. Assolutamente. È bellissimo, veramente, mi è piaciuto veramente tantissimo. A parte il brano, che poi dopo ne parliamo, mi sono fermato per il momento. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Ho detto, oddio, com'è bella questa. Sì, poi il merito comunque, cioè nel senso, l'idea, io ho fatto la direzione creativa di tutte le mie copertine, che poi vedranno lungo l'arco dell'anno sostanzialmente, però il merito ovviamente, lo scatto è di Mauro Serra, che signor fotografo, insomma, così, e poi le grafiche invece sono di Daniele Tenisci, quindi veramente una accoppiata ortonese, non so se si dice ortonese o in altro modo, ma di Ortona, comunque, della città di Ortona.
Esatto, e quindi no, veramente è stato un ottimo lavoro, e quindi devo ringraziare anche loro e poi ovviamente anche la Paola Robiolo che ha fatto la stylist, eccetera, i video, l'ha fatta l'Aria Bondio, quindi, insomma ho citato un po' di nomi così Fatta tanto benissimo, per, ma insomma, assolutamente, assolutamente. però io come dico sempre, e anche gli ascoltatori forse... Da questo punto di vista non tutti si rendono conto, c'è sempre un team dietro agli artisti e talvolta vengono poco citati perché appunto si concentra l'ego sull'artista, no? Cioè, invece secondo me il team fa veramente la differenza e come hai detto tu che ti sei focalizzato sostanzialmente sulla copertina, insomma, c'è un motivo dietro. Assolutamente, benissimo, bellissimo. Allora, invece, partiamo dall'inizio di Mauro Cesaretti, Dimmi. che è giovanissimo, assolutamente, ma in realtà tu hai iniziato, io leggo, una lunga formazione teatrale e Esatto, musicale. esatto. Beh, in È realtà... partito tanto, tanto tempo fa, Perché tu Beh, dai. mi hai detto giovanissimo, ma adesso dai, diciamo che ho 28 anni, sono giovane, Beh, ma assolutamente. esatto. No, non sono un sedicenne da amici, ecco questo. Ti prego, assolutamente. No, 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 avrebbe segnato così, a quest'ora non si può fare in radio. No, Assolutamente. comunque ho iniziato quando avevo 6 anni, quindi veramente un'epoca fa e ho iniziato con il Teatro Stabile delle Marche, lì ho fatto 10 anni, praticamente per me il teatro è casa e poi ad un certo punto, come dico sempre, per me mi hanno dato il ruolo da protagonista di Dr. Jekyll e Mr. Hyde per essere un ragazzo di 10 anni, avevo 11 anni, una cosa, 12 anni, una Mamma cosa del mia. genere. Perché avevamo fatto comunque, c'era tutta l'epoca dei teatri del canguro, che era una cosa sperimentale per tutti quanti i teatri italiani. E insomma, l'ho vissuta abbastanza male quell'esperienza lì. E poi in quel periodo lì, comunque, stavo già portando avanti il pianoforte, poi ho iniziato le prime poesie in quel periodo lì, poi all'effettivo le superiori sono state proprio il passaggio approfondito facendo anche coro. Poi mi sono buttato a spada tratta in tutto il mondo autoriale, quindi la poesia, la scrittura. Poi all'università ho fatto anche le prime sceneggiature. Quindi insomma, mi sono dedicato proprio a tutt'altro. Il mondo del giornalismo, ne ho passati tanti. Guarda, non faccio, no, non elenco tutti i lavori che ho fatto perché sennò finisco Ma più. no, scusami, no. No, dicevo però, insomma, tanta acqua sotto i ponti, ecco. A questo punto, però, io quando ho letto la tua bio, ho detto: beh, anche hai cominciato a scrivere anche delle poesie, tutto quanto nel mondo della poesia. Ma qualche poesia ce l'hai per farcela ascoltare in diretta, dai. Allora, sì, certo che ce l'ho, potrei dare qualche esclusiva sostanzialmente, così almeno Ah, bellissimo, ancora più bella così. così. Guarda, ti posso leggere una delle ultime poesie, ecco, diciamo che ho scritto, così almeno andiamo sul Mauro un po' più recente, più che altro, che si chiama Il pianto della montagna. Proprio a febbraio stavo facendo le location scouting per Luana Fredrita, che è appunto un'artista che io seguo, che scrive, perché faccio anche l'autore, insomma, perché se non Non ti l'abbiamo manca annoverato niente. nelle cose, però sì, faccio l'autore e compositore sia per Luana Fredrita, Angela Tesone, così. E eravamo lì nelle Alpi Apuane. E tra una location scouting e l'altra, insomma, ho sentito proprio una sorta di pianto di questa montagna che viene scavata costantemente per estrapolare il marmo, il famoso Ah, marmo, sì. no, di Carrara, di Massa Carrara. E ho scritto questa poesia che si chiama Il pianto della montagna. E dice, fa così: sento urlare quel singhiozzo nella gola della valle, sento il pianto di quel marmo che si sparge come sangue. Sento il suono dei motori tra i sensori in retromarcia, sento il cuore di quel monte tra le frane di una faccia, sento tutto, sento niente, sento solo dei rumori, sento il battere dei colpi, sento il graffio dei picconi e le lacrime, la pietra, la memoria dei dolori, la speranza di un futuro, la tenacia dei rancori.
Mamma mia, bellissima, complimenti, veramente Grazie. complimenti. Bella, 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 veramente. E ci hai fatto riflettere su questa montagna, in realtà. A me mi hai fatto Sì, riflettere. anche perché è metaforica, ovviamente, c'è Ovvio. anche il doppio senso di quest'artista che io stimo molto, che è Luana, appunto, che ho proprio incarnato in questo personaggio, questa donna, questa roccia, no? Forte, marmorea, che però comunque anche di fronte alla forza e alla tenacia che noi vediamo, insomma, in facciata, poi dietro c'è un cuore che comunque si sgretola piano piano e dei sentimenti. Quindi questa cosa qua, ecco, ho voluto creare questa dicotomia in questa cosa e l'abbiamo riportata poi anche nell'immaginario della Queen, questa canzone, insomma, che ho scritto per lei. Bellissima, veramente molto molto bella, complimenti. E allora. Insomma, almeno abbiamo dato per Radio Ruvo un po' di contesto, no? Ah sì, Ecco. assolutamente sì, assolutamente sì. Senti, invece io leggendo la tua biografia ho visto che tu hai una bacheca gigantesca a casa per tutti i premi che hai vinto dal 2019 con Voci d'Oro. A Voice of Europe, sempre nel 2019, Musica E 2022, Cantagiro 2022, Disco Canto 2023, e in più hai questa borsa di studio in composizione per il CET di Mogol nel 2020, hai avuto. Complimenti, Mauro, Poi veramente. ne ho fatte un pochino, ne ho fatte un po', poi ovviamente quelle sono solo alcune, nel senso che poi sono arrivato anche semifinalista a Lunezia, al Bertoli, cioè ho fatto agli Esopati, cioè veramente ne ho fatte tante tante, quindi Ah beh. anche semifinalista a Castrocaro, A insomma. Castrocaro, questo è stato. Beh, assolutamente. Potrei allungare il brodo sostanzialmente di esperienze, ne ho fatte tante, diciamo che quelli sono solamente i premi vinti, poi per il resto c'è una carriera, diciamo, quindi che devo dirti? Innanzitutto ti ringrazio perché comunque tendo sempre a non elencare mai questo tipo di premi, perché per me sono esperienze che ho vissuto e che mi sono divertito, insomma. Però effettivamente ogni tanto qualche pacca sulla spalla forse bisognerebbe darcela, no? Cosa dici? Assolutamente, noi a Napoli diciamo qualche medaglia uno se la deve mettere ogni tanto, dai. Sì, Assolutamente. assolutamente. No, ma infatti devo dire che tra premi della critica, premi come miglior inedito, cioè presenza scenica, insomma, di più, cioè radiofonici, non lo so, ne ho vinti tanti, quindi sono un po'. L'unica cosa che forse ecco, parlando in questi termini, forse l'unica cosa che fa strano è vedere come alle volte le carriere non fanno il successo dell'artista. Ecco, questo secondo me è una cosa che bisogna sempre mettere in conto, perché comunque il mercato discografico è un mercato molto costoso, molto economico, molto. Non guarda al talento, alle capacità veramente, guarda E questo ad altri purtroppo. bisogni. Purtroppo questa è la cosa che purtroppo noi tutti quanti lo diciamo sempre, qui anche attraverso la radio lo diciamo, ma purtroppo bisogna avere anche qualche altra cosa. Cioè no, bisogna avere prima qualche altra cosa, poi forse la bravura per cantare. Quindi questa è la cosa Vabbè, che. quello sì, però guarda, io se posso fare un appello, insomma, ai nostri ascoltatori, continuate ad ascoltare sempre gli emergenti, insomma, date sostegno, seguite, mettete like, insomma, caldeggiare secondo me questo tipo di persone, cioè questo tipo di atteggiamento, scusa, da parte delle persone, penso che sia la cosa più importante per noi giovani artisti che comunque ci interfacciamo in questo mondo e ormai per le discografiche siamo solamente dei numeri. E quindi è triste, devo dire che è molto triste, lo dico con un po' di amarezza, ma lo dico con l'animo del ventottenne che comunque di esperienze ne ha fatte alle spalle, non sono più un ragazzino. Diciamo che per far capire, Mahmood a 28 anni ha vinto il Festival di Sanremo, ecco, quindi all'inizio con soldi, quindi secondo me è tutto così, solo che si sta abbassando sempre di più l'età
dei cantanti, e quindi ci prendiamo quello che è il mercato attuale. Beh, infatti è vero, purtroppo è così. Ma in realtà, vedi, io ho ascoltato anche il tuo brano e ne ho ascoltato tantissimo. Noi come Radio Nuovo Web, io credo di aver fatto oltre 500 interviste, cercando di sparare al massimo tutti questi giovanissimi, questi artisti emergenti che noi caldeggiamo sempre come radio, assolutamente. Tant'è vero che anche il tuo brano da domani sarà in altissima rotazione qui su noi, sulla radio. E io ti E ringrazio Paolo, perché non assolutamente. c'è soddisfazione più grande, insomma, da questo punto di vista, vedere proprio le proprie canzoni comunque raggiungere il pubblico. Beh, noi ci speriamo sempre di raggiungere sempre più pubblico, cerchiamo di ingrandire sempre di più e di fare degli sforzi veramente incredibili per poter fare sì che la musica bella ed emergente possa arrivare a quante più persone possiamo raggiungere. Poi dopo ti dico quanti ce ne stanno in diretta con noi in questo momento. Nel frattempo, Assolutamente. lo diciamo sempre sul nero, non lo diciamo mai ecco, mettendoci qualche medaglia sul petto, mai, non lo facciamo mai così. E allora io direi una cosa a questo punto. Facciamo ascoltare il tuo brano in modo che poi dopo ne parliamo un pochettino anche di come è nato e di tutta la storia. Che ne pensi? Assolutamente, assolutamente. Allora, Mauro Cesaretti, nella mia testa. Bellissimo, nella mia testa, Mauro Cesaretti. E allora, Mauro, raccontaci un pochettino nella tua testa, o nella nostra testa. Vediamo. Ah, non lo so, nella vostra, me lo devi... Allora facciamo, te lo rivolgo io la domanda. Cosa c'è nella tua testa, Paolo? Assolutamente. Come è nato questo brano?
come ti dicevo prima, appunto ha quel tipo di nascita lì, ecco, il brano, quindi nasce sulla base di questa esperienza, di questa persona che avevo vicino a me e che appunto in qualche modo era diventata ossessionata da delle dinamiche un po' più sessuali, lussoreggianti, e allora ho voluto incarnare diciamo, questa mania a tutti gli effetti che può far sembrare un po' il personaggio una sorta di maniaco del sesso, ecco, parliamo così. Bellissima questa, mi piace questa cosa, mi Sì, piace. io do, cioè come De André fondamentalmente dava voce al bombarolo, insomma al pescatore, a queste cose qua, io cerco di dare un po' voce a questi personaggi un po' più contemporanei. Tipo Contemporanea. una mia canzone che uscirà a gennaio si chiama Panofobico. Appunto è l'idea di una persona che ha paura di tutto. Purtroppo secondo me la società di oggi tende a imprigionarci un po' in tante paure, dal complottismo, alle cose, cioè capito? Abbiamo Sì. paura di tante dinamiche ed è ironico, e mi piace giocare sull'ironia che diventa eccessiva, no? Fino a diventare panofobico, quindi ad aver paura di tutto, è come un malato sostanzialmente di, se si può dire, non lo so, ma siamo sul Sì, web, di non ti figa, preoccupare, vai, tranquillo. è un malato di figa che sostanzialmente poi nella sua testa non ha altro che quella cosa lì o le donne, e quindi finisce per essere un donnaiolo, un casanova della situazione, ecco. Ah beh, Che assolutamente. fai stasera? Non tornerai di certo in autostop, ti do uno strappo Massi da Galera, più bella di un rock and roll. Cioè diventa proprio tutta una dinamica un po' così. Tra l'altro c'è tutta la citazione anche a Betty Boo, il rock and roll. Tra l'altro in esclusiva te l'ho montato ieri proprio, questa sera a mezzanotte, così lo volevo dire a tutti quanti i nostri ascoltatori, ci sarà praticamente su YouTube, metto la versione rockabilly dove ho montato degli spezzoni di campioni del mondo rockabilly, quindi rock, swing, così, rock and roll, swing, che ballano sostanzialmente sulle note nella mia testa, quindi Bello, mi sono bello. concesso questa cosa qua, tanto per smuovere ancora di più e per riportare a quegli anni 40-50 che cito, insomma, nella canzone in maniera indiretta. Allora, presentiamolo proprio ufficialmente questa uscita di questa sera, questa notte. A mezzanotte del 17 ottobre su YouTube, canale Mauro Cesaretti, troverete appunto cioè c'è già la premiere, quindi se voi cliccate la campanellina della premiere andate lì e potete ascoltarvi insomma la canzone, se no c'è il video appunto con il montaggio del Casanova di Fellini che ho fatto con l'uscita proprio per omaggiare il buon Fellini. Assolutamente, bellissimo, bella questa cosa, assolutamente che dobbiamo, seguiremo tutti quanti. Quindi Mauro Cesaretti, così ti trovano senza nessuno. Assolutamente, mi trovano così su tutti i social, o Poeta Cesaretti o Mauro Cesaretti, tanto sono sempre io, mi trovate ovunque, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, cioè tutto, andate dove andate, trovate. L'importante è ascoltare la musica, giusto? Assolutamente, assolutamente sì. Ma un'altra cosa che ti volevo chiedere, mi hai un pochettino anticipato perché un poco l'hai già detto, però cosa bolle in pentola oltre al brano, a ciò che hai detto prima, c'è qualche altra cosa oppure c'è. Abbiamo tante cose. Allora, prima cosa che possiamo dire è che il 25 di questo mese uscirà una seconda canzone che spoilererò da inizio della prossima settimana, quindi dal 21 rimanete sintonizzati. Direi che è l'augurio migliore che ci possiamo fare. E poi tutto l'anno, quindi fino ad ottobre del prossimo anno, vi terrò attaccati con la musica e poi ad ottobre, per chi vorrà, ci sarà l'uscita dell'album e sto cercando di creare appunto i supporti fisici anche in vinile e tutto quanto Ah, per poter, bellissimo. insomma, per gli appassionati, per chi vuole. Io ovviamente, per chi non lo sapesse, sono proprio autonomo, quindi faccio tutto quanto da solo, sono così e non ho l'etichetta, praticamente è la mia, sono io. Quindi faccio tutto io e sono autoprodotto e questa cosa qua mi dà molta soddisfazione onestamente perché so che sto contando sulle mie forze e
e appunto cerco comunque di trovare dei collaboratori che vogliono credere nel progetto e ho avuto, diciamo, delle esperienze discografiche di discografici che si sono proposti, ma non c'erano, insomma, i presupposti per fare un accordo. Quindi ho scelto questa strada e mi dà molta soddisfazione perché quando vedi i risultati che alla fine ti piacciono e senti che quella cosa lì rispecchia la tua identità d'artista, secondo me non c'è cosa migliore. Conosco artisti, anzi, che sono stati molto dirottati, no, dalle discografiche o dagli editori. Quindi ben venga, cioè voglio dare un sostegno ulteriore anche a tutti coloro che continuano la strada da indipendenti, ecco. Ah, bellissimo questa sì, è importante, è veramente importantissimo questa tua diciamo voglia di poter fare questo tutto quanto. E specialmente Beh, la cosa. se possiamo dire, esatto, cioè se si può dire appunto da questo punto di vista, secondo me bisogna iniziare un po' a sdoganare, noi artisti dobbiamo cercare di non avere paura del mondo discografico, del quale ormai di fronte ai colossi, alle major, tutti quanti se la fanno un po' sotto e bisogna allontanare un po' i ladri, tra virgolette, e cercare di puntare sull'arte. Perché penso che il pubblico comunque accetti di più l'artista, l'arte, e più che altro io l'unico consiglio che posso dare anche ai miei colleghi è di riscoprire se stessi, di capire chi si è veramente e quando si porta su un palcoscenico, quando si scrive qualcosa, bisogna tirare fuori qualcosa di vero. Che non per forza, cioè io do, come dicevo prima, do voce a personaggi alle volte, non sono sempre io, ovviamente. Però alla fine tutto quello di cui parlo va a creare un immaginario e l'immaginario alla fine fa parte e contesto dell'artista, quindi bisogna conoscersi molto bene per poter scrivere, secondo me. È l'unico modo per non essere superficiali e non fare la classica canzoncina d'amore, ecco, quella, o cose di questo tipo. Assolutamente, bellissima questa cosa. Senti, veramente bella questa cosa. E in più a questo punto io, visto che c'è Barbara che ci sta ascoltando, assolutamente, e dall'altro lato, cioè dalla sua postazione ci sta ascoltando, io ti strappo questa promessa che quando uscirà tutto l'album, tutto quanto, io spero che esca in vinile anche perché io sono un amante del vinile, ho tantissimi, 500, 600, non lo so quanti ce ne ho qui sotto, Lo farò per te, Paolone, lo farò per te. assolutamente. Quando uscirà, a questo punto, facciamo questa intervista non così breve, facciamo una bella serata dove assolutamente a quel punto presenteremo tutto il tuo album. Assolutamente, guarda, ti ringrazio di questo invito pubblico così perché comunque è una grande soddisfazione per me poter presentare gli 11 singoli che insomma hanno un po' di anni perché il primo è stato scritto, cioè nel senso risale la pubblicazione nel 2019, l'ultimo sarà nel 2025, quindi direi che Ah beh. diciamo che è un album che si chiude dopo tanto tempo, quindi col fatto che ho fatto concorsi, ho vinto premi, cose, cioè per me è comunque il mio primo tassello e quindi è importante, ha un'importanza che forse alcuni ascoltatori non capiscono in maniera relativa, ma per noi artisti, insomma, il primo passo è un passo veramente grande, importante. Assolutamente, bellissimo questa cosa. Allora, ti ho strappato la promessa, a questo punto Barbara ci sta ascoltando, vedi, mi ha scritto in questo momento sempre, vi ascolto sempre, quindi è lì. Salutiamo Barbara, salutiamola, Assolutamente, salutiamola. io la saluto sempre all'inizio della trasmissione, quindi la risaluto e quindi. Beh, senza di lei tanti artisti non avrebbero, insomma, la promo radio, comunque l'ufficio stampa, quindi Barbara veramente è un tassello fondamentale, insomma, ricordo la Red and Blue perché veramente è importante. Ah, assolutamente, adesso ci sta scrivendo, ecco, ci ha ringraziato, ecco, in questo momento, con doppio cuoricino, quindi è importante. Grazie. Quindi
Quindi un saluto carissimo a te, Barbara. E quindi a questo punto io, dopo che ho strappato questa promessa, ti ringrazio veramente tantissimo della tua partecipazione qua su Radio Nuovo Web. Grazie a te, Paolo. E niente, noi ci salutiamo sul nero e ti aspettiamo assolutamente qui sulla nostra radio di nuovo. Grazie mille ancora per avermi ospitato e spero vi sia piaciuta la canzone, spero che la vogliate riascoltare, la mettiate nelle vostre playlist, like, cuoricini, quello che è, ma non lasciamoci così, insomma, tanto c'è una nuova canzone, quindi continuate ad ascoltare la mia musica. Grazie, grazie a tutti. Assolutamente, e chiudiamo ovviamente con Nella mia testa Mauro Cesaretti. Buonanotte a tutti quanti, ci sentiamo domani sera. Esplode un'emozione in me.